Pronto il programma? Sì, ciao Claudio. Ciao, dimmi. Sinceramente, senza voglia di polemica, chiedi a questa signora che ti ha appena telefonato se almeno sa questo. Il Papa continua da un po' di tempo, no? E non credo che non l'abbia mai sentito, a chiedere perdono per tante cose, fra le quali ho letto su una rivista cattolica, ha chiesto perdono anche per crimini commessi contro l'umanità. Chiede perdono dei suoi, di quello che hanno fatto i suoi predecessori. Certo. Ecco, insomma, se la signora vuole contestare e anche dire che quello che ho detto è falso, no, può benissimo, non so, fare un'altra telefonata e dire che è falso anche questo. Perché allora dimostrano come sono veramente fondati i loro principi sull'ignoranza. Perché guarda, non c'è peggior sordo di quello che non vuol sentire. E con questo cosa voglio dire? Non è che adesso andiamo indietro alla storia per tirare l'acqua nel nostro mulino, ma la Chiesa continua a fare un tipo di esperienza in questa realtà sociale, secondo me, talmente fuorviante, negativa, sbagliata, contraria veramente al fondamento del Vangelo. Davvero? Sempre stando a quello appunto che loro predicano, che fra 100 anni, probabilmente quando la Chiesa avrà subito, non dico che sparirà, ma avrà subito una profonda trasformazione, che lei, signora, come cristiana non si riconoscerebbe neanche insieme ai cristiani che ci saranno fra 100 anni, se ci saranno. Perché sono convinto che o la Chiesa, e questo l'hanno detto anche i pezzi grossi della Chiesa, si ridimensionerà e torneranno a fare i cristiani come quelli che erano le esperienze dei cristiani alle origini, quindi piccole comunità, oppure la Chiesa, visto che hai portato anche dalla rassegna stampa, già da adesso comincia a segnare le sconfitte più grosse, la gente non va più a confessarsi, quando vanno a votare votano per l'aborto, signora. Sono stati i cattolici in Italia che hanno votato anche per il divorzio. Si parla del 70-75%, l'aborto è passato per volontà popolare tramite un referendum. Cioè la Chiesa, il Papa fa un sacco di trionfalismi, di viaggi, ma poi si accorge che dopo tutte quelle pagine di discorsi che legge, in sostanza la gente fa quello che vuole. Questo purtroppo è la dimostrazione che ha spiazzato la Chiesa. La Chiesa ha letto perfettamente nella società di oggi questa sconfitta e brucia moltissimo, per questo io credo nasconde attraverso queste parate, questi viaggi, questi congressi eucaristici che abbiamo visto anche a Bologna con tanto di cantanti all'ultimo grido che fanno a caccia di miliardi per andare a cantare 3 minuti. Voglio dire, signora, per me quello che dice Claudio durante questa trasmissione a modo suo è uno sfogo verso queste situazioni che io peraltro non condivido tutto il suo dire, però non si può dar torto di fronte a una situazione che anche la Chiesa stessa ammette che è disastrosa. Ho qua un articolo di Ratzinger dove dice la Chiesa ha perso, signore, se io lo leggessi, la Chiesa è già pronta a trasformarsi e a vedere veramente, come si può dire, il suo futuro, attraverso sicuramente un'altra esperienza, io credo, disastrosa nelle Americhe e nell'Africa, dove là ci sono popoli poveri e dove il terreno è favorevole ancora perché resta in piedi la Chiesa. Ma la Chiesa qui in Occidente, attraverso questa, non so, questa nuova realtà delle persone che sono forse più istruite, sono anche economicamente più indipendenti, non hanno più bisogno di pregare perché il Signore mandi, non so, la provvidenza, eccetera, e la gente ha capito che può anche crearsi una vita lavorando, facendo insomma le cose meglio che si può. Ecco, secondo me, prenda atto di questo, cosa vuole prendersela col conduttore di questa trasmissione? Vabbè, alle volte dice delle cose pesanti, non voglio fare la tua difesa, non mi interessa niente. Ma quando il Papa chiede scusa per crimini commessi e la Chiesa, guardi che signora, vada indietro, si lega un po' la storia della Chiesa e poi non intervenga alla radio, ma faccia una riflessione, ma veramente coerente e cosciente. Lega un po' la storia della Chiesa, e se il Papa adesso chiede scusa, io credo che sia proprio per dare quel po' di ossigeno a questa Chiesa che sicuramente non ha neanche più la faccia per presentarsi davanti a certe situazioni, davanti a certe realtà, insomma, ecco. Non può dirsi Mater Magistra quando
nella storia della sua vita, e questo sa che mi ha allontanato dalla Chiesa. Io mai avrei creduto, anche perché questo tipo di istruzione mi era stata fatta capire che era secondaria, la cosa principale, primaria, era il Vangelo e le Sacre Scritture, e io ci sono rimasto sopra quei libri per 20 anni. Quando invece ho letto qualche altra cosa che riguardava veramente la vita di questa gente che mi ha trasmesso il Vangelo, e allora lì ho dovuto capire che facevo parte anch'io e avrei dovuto condividere anch'io questa responsabilità. E allora, Signore, io non me la sono sentita, adesso non so se sono dall'altra parte. Ti saluto, ciao. Ciao Marco. Allora, pronto? Pronto. Dimmi. Scusatemi se intervengo così. Sono intervenuto oggi perché importa se mangerò qualche soldo, importa. L'importante è che ho sentito un'affermazione gravissima, in quanto non adesso qui, ho sentito quest'oggi, attraverso, non mi ricordo quale radio, dove dicevano che come siamo avviati andiamo verso la crociata un'altra volta, che l'Europa dovrà fare la crociata ancora, e che sono pazzi quelli che accettano questo fatto, che insomma, capite il discorso. E allora io volevo dire questo, che se si trattava del greco che faceva la sua civiltà, non c'era niente a temere di crociate o di altre cose. Praticamente si vuole imporre un qualcosa che spaura anche come se fosse pericoloso, invece il greco non è affatto pericoloso, è civiltà. Per chi non si vuole fare quel passo, si va incontro a avventure enormi e si ha paura, si danno affermazioni così gravi quanto le crociate. Io non capisco, comunque saluti signori, grazie. Grazie a te, in parte è vero, stiamo andando avanti verso un conflitto religioso non indifferente, e viene importato proprio dall'Algeria, viene importato dall'Afghanistan, viene importato. Speriamo di saltare il Medioevo musulmano, cioè noi ci contiamo. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao. Dimmi. Ciao. Senti, bravo quel ragionamento De Marco. Non adesso per accusare uno l'altro, no, lo faccio, cioè apro le orecchie anch'io e anche cioè sento nel passato, nella mia vita come che è stato, e adesso il presente capisco tante cose. Io sarò anche ignorante, non sono brava da dialogare come Marco, però è vero come che parla Marco. Sarò anche ignorante, ma che la signora là è più ignorante di me. Scusami, sai. Ciao. Bene, ciao, grazie. Pronto? Allora, sul Gazzettino del 31 c'è una riflessione di Massimo Fini, che è uno studioso, uno storico, non è il segretario del Movimento Sociale o dell'Alleanza Nazionale, e il quale praticamente dice: ma io diffido dei pacifisti, sono quelli che fanno i sogni più guerresti e sanguinari. In realtà il pacifista fa molto peggio. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Vediamo. Può spiegare a qualcuno che cos'erano le voci bianche in Vaticano? Erano i castrati. Tutto qui, le glielo spieghi molto bene, ma terra a terra. Va bene. Grazie. Ciao. Allora, in Vaticano le voci bianche erano gli uomini che venivano castrati per cantare per il Papa. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Lilli De Mestri. Ciao Lilli. Mi non so, Roberto Deisso, no? Ho sentito questi contrasti sulla pena dei morti, chi che ha torto, chi è a favore, chi che è a sfavore. Mi dica solo una roba. Se mi tocca i miei fiori o i miei nevodi, e mia vita si finia. Se che fa volontariamente del male, come qui chi rapisce, come qui chi che fa e porta via i putei, tutto quello che volontariamente mi è il mio scopo della mia vita, se riesco, i coppo. Dicemi quello che vuoi, si fa volontariamente. Se viene una disgrazia, perché viene una disgrazia che va addosso, pazienza, perché purtroppo siamo fatti de fiamma. Ma se qualche dun che fa volontariamente del mal ai miei fiori, a mia vita se finia. Se finia è mia, ma se finia anche la cattiveria di quello che gli ha fatta. Mi non so se sia pagano, se sia cristiano, cosa che sia, ma mi che ha fatto. Vi saluto, buongiorno. Il problema è questo, no? Che anche chi va su le impalcature, è costretto a lavorare in situazioni pericolose, viene giù, quello per me è omicidio.
per cui stiamo attenti un pochino a non esagerare come con le vendette. Non si sa mai dove si va a parare dopo la fine. Pronto Radiogamma? Sì. Sì, sono ancora signora, voglio dire che è signora Miranda da Vigo Novo, io non l'ho detto ignorante a nessuno, io soltanto ho detto che ho lì le orecchie per sentire come gli altri, che faccia manco di offendere la gente che si pretende essere molto una persona intelligente, che si vergogni, io non l'ho detto ignorante, signora, si vergogni, si vergogna. Va bene, il messaggio è arrivato, poi vi arrangiate fra di voi ma non mettetemi in mezzo a me, già, e neanche i radioascoltatori. Ai ai ai, vabbè, allora, dice sto Massimo Fini, io diffido dei pacifisti, sono quelli che fanno i sogni più guerreschi e sanguinari, in effetti è vero, per me la tragedia della Jugoslavia, i crimini croati, serbi e musulmani, sono imputabili non solo ai serbi e ai musulmani e ai croati, quelli che hanno fatto, perché fuori dalle etnie, musulmani va bene, sono serbi ma sono musulmani, greco-ortodossi e cattolici, sono cattolici, greco-ortodossi e musulmani, si sono massacrati fra di loro, ma sono imputabili anche ai beati costruttori di pace, cioè i beati costruttori di pace sono responsabili primi dei massacri in Jugoslavia. Pronto la Radiogamma? Buongiorno. Buongiorno, sono Boscolo di Sottomarina. Dimmi. Hai visto cosa che hai scatenato, che putiferio proprio, eh? Indifferente. Cosa? Indifferente? Sì, però guarda, io non sono un credente neanch'io, Però la discussione, cioè, mi sembra che provochi, cioè fai apposta a vero provocare in quel modo. Sei convinto? Cosa? Sei convinto? Eh sì, perché voglio dire, no, vai. Un distruttore, non un distruttore. Cioè io non mi approprio delle persone. Sì, ti sento piano però, sai. Io non mi approprio delle persone. Sì, io ma sono un costruttore. No, d'accordo, io sono d'accordo, sono contro. Io credo che la cultura della Chiesa sia sbagliata, che non sia per un uomo libero che deve crescere. Su questo sono pienamente d'accordo. Però va bene, sono anche d'accordo con te che loro a rogo ne hanno buttati a milioni di esseri miliardi. Umani. Cosa? 3 miliardi, sì, diretti e indiretti. Ma sì, va bene, l'umanità, la storia dell'umanità è fatta solo di crimini, sappiamo, da una parte o dall'altra, per tutte le parti. Però io volevo dire questo, no? Ci sono anche delle persone che sono credenti e sono convinti e cercano anche, cioè cercano di svolgere, diciamo, la sua vita. Cosa? Scusa, posso dirti una cosa? Sì. Quando hanno costruito i campi di sterminio, sì, c'erano delle persone che erano convinte che ciò fosse giusto. Beh, cioè, dai. Non per questo meritano rispetto. Ma no, guarda, ascolta, guarda, io non metterei così tutti insieme, io, guarda, io li considero uomini come gli altri, e la Chiesa è un potere, è logico, tutto il potere è da distruggere, perché il potere è solo, guarda, solo i soldi, il portafoglio e basta. Però voglio dire che ci sono degli individui, non so, ci può, per esempio, non so se hai in mente come Davide Padre Maria Turoldo, come Don Franzoni, non credo che quelli sapevano la Chiesa che istituzione che è, però loro cercavano di fare qualcosa, sono magari nel suo non modo. Sono ma... i complici, eh? E se non, no, perché a me loro avevano ricevuto quella cultura e sono d'accordo con te, noi da quando nasciamo abbiamo il lavaggio del cervello, cioè ci fanno cristiani per forza, ci battesano, fanno quello che vogliono e poi per uscirne ce ne vuole di tempo, in effetti io sono uscito ma mi è voluto non so quanti tanto anni. Lavoro, tanto sforzo, sì. Cosa? Tanto sforzo. Eh sì, questo è il discorso, questo qua lo so, ma però ci sono tanti che ormai ci sono dentro, no? Allora, sanno che ce ne sono tanti dentro e mi sembra a me che loro cercano di svolgere, diciamo, il loro servizio nella vita e cercano in quella strada lì di portare un discorso anche buono, ci sono anche quelle persone, non credo che siano tutti malafede, che sono tutti bugiardi, alcuni fanno dei tentativi, naturalmente sarà come dici te, degli inutili tentativi perché ormai sono imbrigliati, ma però non possiamo dire che tutti quanti sono diavoli, dai, anche se una gran parte lo sono. Hai capito? Ho capito. Perché tu fai subito, per questo che tu scateni un putiferio, perché sei troppo, sono i 3 miliardi di... Ricordati che con Giordano Bruno... Cosa?
con Giordano Bruno. Sì, lo so. La filosofia è fuoco o non è filosofia? Sì, ma ascolta che diciamo che la Chiesa, adesso io quando tutti quanti si parla contro questo Papa, ma non è l'istituzione della Chiesa, sembra no, che... No, è lui che è perverso, è lui che è cattivo. Vabbè, ma allora, ma per me è l'istituzione della Chiesa, no? Cosa c'entra? Il Papa è una persona, per esempio come... No, no. Per te è tutto il male della Chiesa e sul... Ricordati il reato di partecipazione morale. Sei molto convinto su queste cose? Sì. Io invece non gli do molta importanza, lui per me rappresenta la Chiesa, purtroppo adesso la Chiesa lei deve tenere il potere. Lui è responsabile di tutti gli omicidi avvenuti da quando è arrivato il cristianesimo fino ad oggi. No, ma il Papa che c'è adesso non è che è colpevole. Lui è colpevole. Cosa c'entra? Sì, cosa c'entra? Lui cosa... ha assunto la responsabilità morale di tutti quei crimini. Se io sono figlio di un fascista, un comunista, no, tutti no, i crimini sono stati miei, dai. No, è diverso. No, dai, che adesso quindi, te lo spiego per me, radio. Per me stai sbagliando. Te lo spiego per radio. Guarda, anche te dico subito che anche hai dialogato con uno che non è un credente, però non sono molto d'accordo su quello del discorso che fai. D'accordo. Provo che solo fuoco, c'è gente che si incendia. Adesso ecco. Te lo spiego per radio. Va bene, ciao. Ciao. Allora, prima di prendere su telefonate, spieghiamo questo concetto. Che cos'è la partecipazione morale? Il Dio dei cristiani dice, uccidi il più debole se non fa quello che vuoi tu. Nella misura in cui si obbedisce a quell'imperio o non si dice tu vai fuori dalle scatole, nella misura in cui si aderisce a quell'ideologia, si è responsabile di tutti i crimini che quell'ideologia ha commesso. E non c'entra niente il padre, il figlio, la discendenza. È proprio l'adesione morale a un imperativo. Pronto? Pronto, Claudio? No, dimmi. Sì, scusa, sono ancora mia Cesarina. Dimmi. Pronto? Sì, ti sento. Ti sento molto lontano. Prova adesso. Adesso sì. Adesso. Grazie. Senti, eccomi, mi riaggancio alla democrazia cristiana avallata dal Vaticano. Mm. De Gasperi, Andreotti, i primi, c'è sta qui che cavo suo, la NATO, gli strumenti di guerra qua la noi altri. Sì, va bene. Va bene, ci sei. Ecco, e ora, adesso, chi mi venga a dire che il Vaticano, che qua è, cosa c'era sta gente? Sta gente andava a messa tutte le mattine, io ero a contatto col Santo Padre tutte le domeniche e gava là strumenti di guerra. Sì. Adesso sti aerei in tempo di pace, vabbè, ma cerchiamo come che fosse una guerra. Vabbè, dai, cerchiamo di non distinti discorsi religiosi. No, ma mi voglio dire questo, chi mi sta a venire a dire sta gente che si chiama cattolica, che si chiama questo, quello, l'altro, anche a me sono sta battezzata, per forza. Vero, bisogna che ti senti a compromessi, ma dico, ma è ora, sta gente qua, dei cattolici, dei credenti, credi, cosa sei? Niente, zero. Vabbè. Ciao. Ciao, grazie. Pronto la diagramma? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sento, volevo dirle che quello che sta dicendo lei è veramente una cosa che dà segno che lei non è ben informato, che lei non ha cultura. È che è un grosso ignorante, perché non si può parlare a milioni di persone, a migliaia di persone, pensando che tutti che non si offendano. No, ma non devono offendere, non hanno il diritto di offendersi. Pronto? Pronto. Non hanno nessun diritto di offendersi. Sì, il fatto di adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra non gli dà diritto di offendersi quando io lo chiamo il macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè non hanno il diritto. Lei devono vergognarsi. Lasci parlare. Lei offende gli altri e poi... No, gli altri non devo, ma non possono lei. Offendersi. La cosa è reciproca. Va bene. Allora, finché io chiamo le cose col loro vero nome, nessuno ha il diritto di offendersi. Si può solo prendere atto di questo. Andiamo avanti a qualche minuto di rassegna stampa prima che lascio la trasmissione. La resistenza delle donne algerine. La resistenza delle donne algerine è una cosa epica, è una cosa importante, è veramente il tentativo di salvare un intero sistema sociale grazie alle donne. E questo è importantissimo. Andiamo avanti ancora con Cuba. Cuba, speriamo come la Polonia. 100.000 prostitute e almeno altri 100.000 bambini da vendere sulla prostituzione. Questo è il desiderio di Wojtyla. Pronto?
Ignorante, caro, quanto ignorante sei topato vita ti. Tanto ignorante, tanto ignorante. Finita, grazie. Tanto ignorante. Il desiderio di Wojtyla è quello di avere 100.000 prostitute e 100.000 bambini a stuprare sul mercato americano. Ricordate che prima della rivoluzione cubana, Cuba era il bordello d'America. Wojtyla vuole ritrasformarlo nel bordello d'America. Cuba come la Polonia. Ricordatevi quanto è stato l'afflusso degli extracomunitari dall'est europeo per riempire le strade. Questo è il desiderio. Pronto radiogamma? Sì, pronto? Sì? Volevo dire il punto di vista del credente, posso? Basta che fai presto, dimmi. Sì, ecco, volevo dire, per il fedele la vita ha un significato. Qual è questo significato? Essere messi alla prova e venire successivamente premiati col paradiso o posti all'inferno a seconda che ci si sia comportati bene o male. Ma per quanto riguarda i bambini che muoiono poco dopo essere nati, questo non è possibile. E pertanto, in mancanza di meglio, li si utilizza come pezzi biologici di ricambio. Purtroppo, per chi si accontenta di poco, questa è la moralità cristiana. È vero. Giusto? Sono d'accordo. Buonasera. Buonasera, grazie. Andiamo avanti. Il Vaticano mette sotto accusa, sotto inchiesta l'ex arcivescovo di Vienna. Ricordatevi che questo qua è già stato inquisito per pedofilia, per pederastia e varie altre cosette. Lo mette sotto inchiesta dopo 10 anni. Dopo 10 anni. Vediamo un attimo, pronto? Ciao, sono Susanna. Ciao Susanna. È forse troppo tardi, ma comunque io volevo farti alcune domande. Dimmi. In una delle tue trasmissioni hai detto una cosa molto interessante, che dopo la morte il corpo luminoso si costruisce e diventa energia solare. Sì. Se magari mi potevi dare anche una... Susanna, puoi ascoltarmi dalle 7 in poi? Sì, sì. Ecco, guarda, come apro la trasmissione cercherò di risponderti su questo. Posso dirti un'altra cosa? Dimmi. Ho visto in televisione una ricostruzione di Sodoma e Gomorra. Un film, non lo so cosa fosse. E sembrerebbe che la gente non potesse nemmeno camminare per strada, altrimenti venivano stuprati. Volevo sapere com'è possibile poter far intendere che un'intera comunità fosse marcia. È come dire che tutta la città di Padova è popolata da criminali, nessuno escluso. È folle. E poi volevo chiederti se qualcosa sui beati costruttori di pace, sulle loro responsabilità. Sì, ti spiegherò meglio il mio pensiero, ma subito questo. Sì, grazie. Ciao. Vi ricordo una cosa, non prendo più telefonate perché non ho più tempo per andare avanti. Ricordo che sono ancora in radio fra le 7 e le 8, dopo la presentazione posso dire qualcosa. Quello che voglio dire io è questo, non prendo più telefonate, attenzione, non prendo più telefonate. Gli insulti, penso che mi abbiate già insultato abbastanza, no, per oggi, per cui è inutile che andiamo avanti. Allora, poi potete giovedì prossimo insultarmi ancora, cioè non c'è nessun problema. La radio entra sempre in diretta, le telefonate non vengono selezionate come fa il Vaticano. Purtroppo questa è una radio abbastanza libera, libera anche di insultare il conduttore. Allora, vediamo un attimino, il discorso di beati costruttori di pace. Quando è che c'è una responsabilità nelle cose? C'è una responsabilità negli atti quando non si mettono nessuna operazione per cambiare la situazione. Mi spiego questo. Se c'è una situazione di oppressione, una situazione violenta, gli atti che devono essere compiuti è per rimuovere la situazione di oppressione, la situazione di violenza. Non si può andare dall'oppresso a dirgli tu devi stare buono, tu devi coltivare la pace. Bisogna rivolgersi a chi opprime dicendogli tu devi levare l'oppressione, tu non devi più opprimere le persone. Questo è il discorso. Mentre invece i beati costruttori di pace vanno dai miserabili a parlare di pace, vanno da chi è oppresso, vanno da chi è povero, da chi non ha forza per parlare di pace e giungono a far la carità, cioè proprio sovvenzionano la miseria affinché la miseria si riproduca. Questa è la loro responsabilità, quello nel non rimuovere, cosa produce violenza, cosa produce orrore all'interno di un sistema sociale. Questa è la loro responsabilità. Chiaramente questa responsabilità è data anche in funzione della forza che hanno.
Cioè, se lo fa una persona non è responsabile, cioè non ha la forza, però se lo fa un'organizzazione di 5.000 persone che riescono ad andare a Sarajevo in piena guerra o agli inizi della guerra per fare la pace, capisci? Qua c'è un'organizzazione ben più potente, è un'organizzazione che sta usando dei mercati, per questo la loro responsabilità morale, etica, filosofica è pari a chi ha eseguito le stragi. Chiunque non lavora per rimuovere gli ostacoli, chiunque non lavori per migliorare il sistema sociale, chiunque lavori per mantenere le persone in ginocchio ha la stessa e identica responsabilità. E questo si chiama responsabilità morale, etica e sociale. Andiamo avanti ancora. Il discorso del corpo luminoso, quello che sto a dire, che sto portando avanti, a cui a Susanna ho detto che rispondevo dopo, ma visto che ho ancora due minuti rispondo subito. Allora, chiariamoci questo, la vita è quello spazio che c'è fra la magia della nascita e la magia della morte. La nascita e la morte sono due atti di magia assoluta. La vita è il momento nel quale noi costruiamo il nostro corpo luminoso attraverso le nostre scelte, attraverso quello che noi siamo, prendendoci nelle nostre mani la nostra volontà, le nostre determinazioni, prendersi nelle nostre mani la responsabilità della vita, la responsabilità della quotidianità. Cosa ci fa questo? Questo non ci fa altro che compattare il nostro campo di energia. Cioè noi, è come se noi prendessimo l'energia vitale da ogni cellula del nostro corpo e la compattiamo in un corpo unico. Questo è l'essenza della stregoneria, questo è l'essenza della magia. Cioè la capacità di prendere l'energia vitale che abbiamo all'atto della nascita e compattarla in un corpo unico. Ma non è che lo facciamo attraverso delle azioni particolari come la meditazione, la meditazione o le varie pratiche yoga, cioè quelle sono delle tecniche che ci possono servire per renderci coscienti dell'esistenza di questo. Ma noi il campo di energia, noi il nostro corpo luminoso, lo costruiamo nelle decisioni di tutti i giorni e lo sacrifichiamo solo quando ci mettiamo in ginocchio. Questo è importante a sapere. Il corpo di energia possiamo costruirlo anche ignorando che lo costruiamo. Gli animali della natura costruiscono il loro corpo luminoso ignorando di star facendo questo, cioè lo sanno, ma diciamo che noi abbiamo la ragione, noi pensiamo che loro non pensino, allora diciamo che loro ignorano. Però i loro atti, la loro volontà che esercitano tutti i giorni li porta a fare questo. Allora, io ho finito la trasmissione. Vi ricordo che sabato alle ore 18.30 presso la CGL di Treviso, presso la sala Filt, alle ore 18.30 c'è la conferenza di magia, stregoneria e paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Aspetto tutti quelli che vengono e ricordo che il sindaco ce l'ha vietata, ma noi la facciamo lo stesso in quella sala privata. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Vi ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marghera. Un'ultimissima cosa prima di concludere. Io non ci sarò al pranzo del 22 febbraio. Mi dispiace anche per Luigi. A proposito, un ringraziamento per Luigi di Marostica. Io non ci sarò, un ringraziamento per essere venuto a parlare con noi, essere stato con noi. Non ci sarò al pranzo del 22 febbraio perché per motivi vari non posso esserci e vi ringrazio. Comunque se ne faremo degli altri pranzi in radio cercherò di esserci, farò il possibile per esserci. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo fra le 19 e le 20, sempre con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, dove parleremo della relazione fra Gesù e i farisei. Grazie per averci ascoltato e a risentirci alle ore 19.